invitando sul palco il presidente regionale degli allenatori Ugo Maggi, il delegato nazionale Roberto Canepa, il segretario nazionale Giuliano Ragonesi, il presidente provinciale Domenico Canepa e il segretario Alteo Bolognini. Tutto questo perché? Ha lasciato un'impronta nel calcio nazionale indelebile per le sue smisurate capacità professionali, ma soprattutto per la sua arguzia e la sua effervescente personalità. Non si è mai abbassato ad alcun compromesso, arricchendo notevolmente l'esperienza professionale di molti calciatori e ora di tanti allenatori ad ogni livello, dal lato tecnico ma anche dal lato umano. Ben 835 le panchine nei vari campionati professionistici, suddivisi tra le tante società come Empoli, Sampdoria, Cagliari, Vicenza, Bologna, Napoli, Parma, Torino, Padova, manca lo Spezia. Ora presidente instancabile di tutti gli allenatori con l'obiettivo di creare un futuro giusto ed equilibrato del calcio italiano, un boato al mister Renzo Ulivieri. Che presentazione! Ma premia il presidente Manlio Giaquinto. Credo che per Renzo Ulivieri non ci sia bisogno di spendere parole sul suo passato, sul suo presente, ci auguriamo su un grande futuro, anche se stai facendo una battaglia molto grossa in questo momento, no? Ti sei anche incatenato, non è che ti lasciano incatenato. Vorrei un applauso veramente speciale per Renzo Ulivieri, accomunato da noi piccoli collaboratori di piccole società. Stasera abbiamo veramente dei nomi importanti che abbiamo già ringraziato per la loro presenza e sono accomunati negli sport, oltre che il calcio, anche altri sport prestigiosi. Ve li presenteremo cammin facendo. Grazie di tutto Renzo. Qualche aneddoto i ragazzi lo vogliono sapere, andiamo sullo spiritoso, sul simpatico. Ma lo Spezia poteva anche allenarlo una volta, era venuto qualche volta vicino, c'è mai stato vicino alla panchina delle Aquile? No, mai, non mi è mai capitato perché non mi hanno mai chiamato, quindi è colpa loro. Volevo dire una cosa al presidente che era preoccupato dei risultati. Presidente, lei non ha bisogno di vittorie con la prima squadra, lei ha bisogno, e il suo risultato sarà se vedrà crescere questi ragazzi bene, contribuirà alla loro crescita. Io mi vorrei associare alle parole dell'assessore, parole importanti, quando ha parlato di socialità, di impegno verso questi ragazzi ad educarli a stare insieme, a camminare insieme e ad aiutarsi. Io credo che quando noi andiamo in queste realtà, che me le vogliano raccontare in modo sbagliato, ma io non ci credo, perché questi sono valori importanti, queste piccole realtà dove cerchiamo di far crescere i ragazzi, ma anche le prime squadre, dove stanno insieme ragazzi giovani e ragazzi di una certa età. È una cosa importante questa mescolanza che aiuta a crescere, e aiuta a crescere nel contatto delle differenze. Per cui dico grazie Presidente per l'impegno che lei e tutta la società dà in favore della comunità, perché il pensiero nostro deve essere questo, di chi opera nel calcio, di chi opera sul territorio: lavorare nell'interesse della comunità. E quando parlano, tante volte ci parlano di politica come mediazione,
Io credo che la politica debba essere un mettersi insieme a tavolo, a un tavolo, per fare le cose migliori nell'interesse della comunità. Altro modo di concepirla a me non mi riesce. Ecco perché in qualche posizione sono anche eccessivo, però credo che mi dobbiate di essere capito in qualche manifestazione mia, perché ho problemi esterni, ma ho anche problemi interni, Presidente. Io ho fatto l'insegnante di educazione fisica, la mia compagna è insegnante di educazione fisica. Se facessi passare quelle cose, o perlomeno se facessi mediazione su queste trattative che ci sono, mi butterebbe fuori di casa, e a quest'età non me lo posso permettere. Grazie a Renzo Lugieri. Anche il presidente regionale degli allenatori, Ugo Maggi, voleva omaggiare e dire due parole. Molto brevemente, perché il presidente Olivieri ha già detto tutto. Io volevo soltanto invitare qui l'avvocato Giaquinto, al quale l'anno scorso avevo fatto una promessa. Ero venuto a mani vuote, già qualcuno ha detto questo viene da Genova, un po' tirato. Allora quest'anno le avevo detto, prossimo anno mi ricorderò, e allora quest'anno l'AIAC regionale si è ricordata. Io avevo chiesto un prosciutto. Vabbè, ma non sono di Parma, quindi volevo fare i complimenti alla società e buon proseguimento di campionato. Grazie, la foto... Eccoli, giovanissimi sperimentali 1998, allenatori Marco Baudone e Paolo Arena. Marco Baudone e Paolo Arena. Foto tipo formazione di Marco Baudone e Paolo Arena. Continuiamo dopo il 98 con i giovanissimi del 97, con il mister Claudio Succi del 97. Accosciati come... Proseguiamo nel momento, come direbbe lo speaker, lo speziacalcio, e soprattutto di un fantastico personaggio come il presidente Gabriele Volpi e dei suoi dirigenti che fanno sognare un'intera società. Un riconoscimento allo Spezia Calcio nella persona del presidentissimissimissimissimo Gabriele Volpi, assente per motivi di lavoro, per tutto quello di meraviglioso che sta facendo a livello sportivo per la crescita dei giovani nella nostra città. Due personaggi dello staff dirigenziale dello Spezia Calcio, il segretario Marco Palmieri e l'addetto stampa Leonard Pinto, due amici qua con noi. Non bere nel senso di giubbotto. Leonard Pinto e Marco Palmieri premia presidente Mario Giaquinto. Pensa a te, vi devo fare anche delle domande. Sì, è giusto. Una grande gioia, perché lo Spezia ha un signor Volpi, ma io avrei bisogno di un volpino, se fosse possibile. No. Premia Mario Giaquinto, Marco Palmieri, Leonard Pinto e... Grazie ragazzi. Giunto appositamente per noi da Bled in Slovenia, dove domenica si è concluso il mondiale preolimpico e dove l'Italia ha conquistato 9 medaglie e qualificato 6 barche, una in più rispetto al mondiale preolimpico di Monaco 2007. Per i giochi olimpici di Londra 2012. Commissario tecnico del settore senior di canottaggio, spezzino puro sangue, ha iniziato a vogare nei primi anni 60, secondo nel 2 con ai tricolori giovanili, nelle file della Velocior, delle Fiamme Gialle e dell'Aniene. Nel 1972 si diploma maestro dello sport, negli anni 70 inizia la propria carriera di tecnico. Quanta roba! Dove nel periodo 81-93 è allenatore capo della nazionale. Tra i risultati più importanti di questo periodo, sotto le direzioni Nielsen e Körner, l'oro, Seul 88, e il bronzo, Barcellona 92, del 4 di coppia ai giochi olimpici. L'argento dell'8 nel 1985 ai mondiali di Azenwijk, Belgio.
Il 26 febbraio 2005 viene nominato direttore tecnico della Federazione Italiana Canottaggio. In 18 mesi Lotto Azzurro sale due volte sul podio mondiale vincendo due medaglie d'argento a Gifu in Giappone ed Eton, Gran Bretagna. Negli ultimi 25 anni tiene conferenze, corsi e seminari su tematiche remiere in 12 paesi mondiali. Vanta anche importanti consulenze tecniche in Spagna, Giappone, Stati Uniti e Cina. Direi che basta. Beppe Di Capua! Premia come sempre Beppe De Capua il presidente Manlio Giaquinto. Beppe De Capua, qui sotto c'è scritto lo sportivo dell'anno. Io modificherei questa misura, lo sportivo degli anni, dei tanti anni. Hai dato tanto allo sport e credo che non sei stato ripagato come avresti dovuto. Un bel applauso. Beh sì, Londra, cercheremo di essere protagonisti come lo siamo stati fino a ieri. Mi è molto piaciuto sentire l'apertura di questa serata con Lino Di Mameli. Ieri nelle acque slovene di Bled ha suonato per due volte, abbiamo vinto due ori oltre agli argenti e bronzi. E poi mi è molto piaciuto vedere, non lo sapevo, i colori del Focevara che sono azzurri. L'azzurro è il più bel colore che ci sia. Grazie. Grazie, un personaggio veramente. Beppe De Capua, ancora un applauso, grazie ancora e complimenti e in bocca al lupo soprattutto. Continuiamo con la sfilata, con gli allievi sperimentali del 96, con il loro mister Nicola Donno.